Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata in Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.7.10 molto interessante. La mod di cui andremo a parlare si chiama Amnesia Light. Allora, questa mod appunto riprende il nome e alcune dinamiche dal gioco Amnesia, che sicuramente molti di voi conoscono. Infatti, come potete vedere, in alto a sinistra c'è la sanità mentale. Anche quella calerà e avremo delle disfunzioni, tipo rallentamenti, vedremo male, cominceranno a venire ondate di zombie molto più potenti e con una AI personalizzata, quindi un'intelligenza artificiale diversa. Allora, primo oggetto che ci potrebbe servire, Amnesia Book, si crafta con un libro e un fat, che sarebbe il grasso. Si crafta con 4 rotten flesh o con una carne cruda. Allora, questo libricino ci dirà in pratica un pochino la guida e un pochino in pratica gli oggetti di questa mod. Niente di eccezionale effettivamente, pensavamo meglio, però va bene così. Dovrebbe dire anche crafting, ma mi sa che l'hanno levata la cosa, perché prima c'erano i crafting dentro al libricino, adesso non più. Poi cosa va ad aggiungere? Diverse dinamiche di luce, appunto, come in Amnesia, come lo volete chiamare. Allora, andiamo a vedere il primo oggettino, un lit torch. È una torcia particolare che si crafta con un torch cloth e uno stick. Torch cloth si fa con una lana e una lanterna ad olio. Lanterna ad olio si fa con una bottle fat cotta, eccola qui. La bottle fat si fa con due appunto grassi più la bottiglietta, giustamente. Il grasso sciolto può fare tranquillamente da accendino, diciamo. Allora, vediamo un po'. Mettiamo la luce a 0 perché di notte è molto più bella vederla. Dan, eccola qua. È una torcia particolare perché ha la dinamica di poter essere accesa e spenta con un rumore tutto suo. Poi, altro oggettino, la lanterna. La lanternina, che di solito è scarica, sarà appunto da caricare o con le batterie o con l'olio. Quindi iron ingot, due glass pane, uno string e uno stick per craftarla. Ci servirà appunto caricarla con l'olio o con il torch cloth o con le batterie. Allora, si accende con il destro. Ha un effetto tutto suo e guardate anche che bella la luce che produce, guardate. Con la shader fa un certo effetto. La lanternina d'olio era quella che ci serviva per creare la torcia e per creare anche la lantern. Quindi lasciamola perdere, l'abbiamo già vista. Il music box, se avete il plugin adatto, che è una donna appunto che si trova sul sito ufficiale, potrete mettere le musiche di Amnesia, però io non ve le posso mettere perché giustamente sono un pochino copyright, quindi non ve le posso mettere. Infatti questo non ha crafting, questo è più che altro da usare in mod pack o in... come si dice, custom map. Quindi magari una custom map di Amnesia sarebbe veramente particolare con questa mod. Poi lift roof si può attaccare soltanto al soffitto. Andiamo a vedere come si crafta. Allora, non c'ha crafting. Bene, cominciamo bene. Allora, dice che praticamente si può mettere in una volcanic furnace e ci dà un lava bucket. Quindi non ha crafting questa cosina. Carina sta cosa. Va bene, però è molto bella da vedere. Poi abbiamo l'unlit chandelier, che sarebbe quello spento. Si crafta con un unlit torch 4 e due fench e un iron ingot. Si accende con il destro. Guardate, è bello con la shader, si illumina tutta. A parte la shader le fa pure muove, quindi è un po' strana la cosa, effettivamente. Questa illumina di meno con la shader, stranamente. A parte che c'è la luce dell'altro, quindi è abbastanza... Ah, eccolo. Allora, da spenta ci dice il crafting. Allora, il crafting è due glass pane, una string e 3-4 stone. Quindi quando sono accese il crafting non ce li dice. Va bene, va bene. Poi, questo è il barrel di oil. Potremmo trovarlo in giro carico di olio. In questo caso è 0%. Allora, 3, 4, 5, 6, 7. No, sono... Sì, sono 7 di legno lavorato e un iron ingot. E ce ne crafta una. Poi, bottle fatte l'abbiamo vista prima. Poi ci sono le porte, molto belle, guardate questa, sentite il rumore? Bellissima, pure bella da vedere, guardate la texture, fantastica. E praticamente sarebbe questa qui, si crafta in questa maniera, 3, 4, 5, 6 di legno e una stick, molto semplice anche questa. Poi queste sono le bullseye lantern, queste si possono portare anche in mano, se non erro, vediamo un po', non mi ricordo come si equipaggiano. E praticamente avete la possibilità di illuminare davanti a voi, che poi non sarebbe questa, poi andiamo a vedere qual è. Allora, questa appunto è da caricare con le batterie, in pratica nella crafting metterete lei e le batterie,
e carica, farà questa luce qui. Leviamo un attimo quella grossa, così vediamo la quantità di luce. Molto bella. E voi questa potete portarla anche in mano. Adesso io non mi ricordo come si fa a portarla. Mi ricordo che si può equipaggiare comunque. Infatti è già equipaggiata, quindi praticamente dovrebbe fare una sorta di luce attivandola. Però tipo appunto in amnesia, eccola qua. Dovrebbe illuminare, adesso non mi ricordo come si fa ad illuminare effettivamente. Poi, altra porta, la bar door. Fa effetto molto figo, molto galera. Si fa con 1, 2, 3, 4, 5, 6 iron bar. Molto semplice da craftare. La basement door, che di notte non si vede una mazza. Vediamo un po' com'è di giorno, non si vede lo stesso una mazza. È una porta di legno semplicissima. Vediamo un po' come si crafta. Con legno e un pezzo di ferro, giustamente per questi pezzi di ferro al centro. Molto carina, molto carina. Bella per fare delle minimap, appunto, come ho già specificato prima. Abbiamo anche la chiave, perché giustamente molte di queste porte saranno lockate. Vedete? Potete lockarle con il destro con la chiave. Quindi potete anche chiudere le porte, ragazzi, con una chiave vostra personale che si crafta con 3 D-Iron e un tripwire hook. Quindi potete mettere una bellissima password qui all'interno e nessuno potrà entrare. Interessante anche per un pacchetto privato, effettivamente, o per un server pubblico moddato. Magari bello mettervi la vostra porta privata all'interno della vostra gilda, così nessuno viene a rompervi le palle all'interno della vostra fazione. Molto simpatica, molto simpatica. C'è un altro oggettino molto carino che si chiama Miner Helmet. Praticamente non è altro, appunto, come dice la parola stessa, un elmetto da minatore. Questo ci darà la possibilità, lo stesso, accendendolo appunto con le batterie lo stesso, di andare in giro a minare con il nostro elmetto in testa. L'elmetto si crafta con 2-4 di ferro e una flashlight, perché giustamente la flashlight è quella che dicevamo prima che in mano illumina. Quindi messa in testa ancora più figo. Sai, è carino andare a minare con questa da minatore, molto bello. Allora, come vi avevo specificato, questa era la mod Amnesia Light. E praticamente troverete in descrizione sia il link alla pagina ufficiale, anche se per adesso sembra proibita l'entrata, e il link all'installer automatico, così finalmente potremo cominciare a usare l'installer e non avete più problemi a installare appunto queste mod. Molto interessante, no? Allora ragazzi, questa è stata aggiornata 1.7.10, vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video e a registrarvi per rimanere sempre iscritti, sempre attivi sul canale, quindi di sapere sempre gli ultimi video che escono, e andare a vedere anche i nostri canali privati, dove ci saranno video nostri personali e anche serie condivise. E niente ragazzi, dopo questo posso dirvi soltanto, ci vediamo alla prossima puntata delle mod.